Benvenuti, bentornati e ben ritrovati su Erinvor Tolkien e dintorni. Oggi continuiamo con questo nuovo format, questa nuova serie di video in cui metto a confronto personaggi della lore tolkieniana con personaggi della letteratura, del cinema, delle serie TV non tolkieniani, ecco, per intenderci. Abbiamo fatto già nel primo contenuto un paragone tra i Nazgûl e Barbossa e la sua crew di maledetti pirati. Questa volta invece faccio un altro paragone che sulla carta sembra improbabile, però vediamo cosa ne pensate. Prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al canale se questo tipo di contenuti vi piace o se parlare di Tolkien insieme vi fa piacere. Mettere like al video, naturalmente, per la massima condivisione. Condividetelo se vi piace. Allora, personaggi che voglio mettere a confronto oggi sono due donne che sulla carta effettivamente non hanno niente in comune, sembrerebbe non averne, però come paragone improbabile, scavando un po' così si possono trovare dei punti in comune. E quindi voglio mettere in paragone Eowyn con Molly Weasley, la madre di Ron, della famiglia Weasley, la signora Weasley. Ora, che ci azzeccano questi due personaggi? Beh, iniziamo allora con l'analizzare che cosa sono questi due personaggi all'interno delle loro storie, cosa rappresentano. Bene, Eowyn naturalmente è la dama di Rohan che partecipa alla guerra dell'anello scendendo in campo insieme a Merry nei campi del Pelennor, affrontando gli eserciti di Sauron, affrontando gli olifanti, affrontando tutti gli orchi che le si parano davanti, travestita da uomo, da cavaliere. Nessuno sa che lei in realtà è una donna. Quindi una donna che scende in guerra, in battaglia. E il momento culmine della sua narrazione, di quello che riguarda lei, è effettivamente il momento in cui si trova a fronteggiare il re stregone di Angmar, il Nazgûl capo. Sulla carta, naturalmente, questi due personaggi hanno un livello di potere troppo sproporzionato, perché il re stregone di Angmar è troppo più forte. Lo stesso Gandalf ne ha timore. Ma in ogni caso, Eowyn, con l'aiuto di Merry e anche con le lame maledette, riescono a sconfiggere lo sgherro capo di Sauron, quello che rappresenta il comandante, il generale delle legioni di Sauron. E lo fa da un punto di vista molto particolare, molto sensibile, che rivela poi essere Tolkien, uno anche un po' più avanti con i tempi, anche molto moderno, che se ne dica, ovvero una donna che rifiuta il suo ruolo di donna, cioè anche di regina o comunque di sovrintendente, di una che pro tempore governerebbe Rohan durante la guerra, fin tanto che la guerra è lì, in assenza del re, quindi un vice, quindi un ruolo di potere. Lei comunque lo rifiuta, e comunque rifiuta anche il ruolo della donna, che deve rimanere ad accudire, insomma, il paese mentre gli uomini vanno a fare la guerra. Lei comunque non accetta questa imposizione, questa richiesta del re, dello zio. Sa che le donne di Rohan hanno imparato a maneggiare la spada, altrimenti attraverso di essa potrebbero perire, ce lo dice Eowyn, comunque lo dice ad Aragorn, effettivamente, quindi sceglie di andare in battaglia. Dall'altra parte invece abbiamo un altro tipo di personaggio completamente diverso, in una lore completamente diversa, seppur fantasy, per estensione, che è Molly Weasley. Chi è Molly Weasley? Lei è una strega. Scopriamo essere anche abbastanza brava, ma soprattutto all'interno della lore di Harry Potter, lei è una mamma, non è una strega. Sì, certo, lo è. Fa le sue magie, fa le sue cose, ma non ci viene presentata per essere una come Hermione o una strega come la McGonagall, la McGranit o come altre streghe. Lei è diversa, lei viene rappresentata come mamma, lei è la mamma di non so quanti figli. E quindi il suo ruolo, la sua missione nella vita, quello che lei fa attivamente, è quello di mamma. Rimprovera i figli, li incoraggia, diventa addirittura una sorta di mamma barra zia o comunque una roba del genere, anche addirittura per Harry. Si può dire che diventa proprio una mamma perché diventa la suocera di Harry e quindi effettivamente assume anche per Harry a quel ruolo lì, ma in ogni caso è quello a cui lei è destinata. Beh, invece durante la battaglia di Hogwarts, nei Doni della Morte,
possiamo vederla scendere in campo e combattere, rifiutare il ruolo della mamma che deve prendersi cura dei figli, tenerli lontani al sicuro, a favore invece di un ruolo più attivo. In effetti, e qui entra il paragone, esattamente come Eowyn, che rifiuta il ruolo della donna, Molly Weasley rifiuta il ruolo della mamma come stereotipo, scende in battaglia e affronterà Bellatrix Lestrange. Bellatrix, in effetti, se ci pensate, potrebbe essere una sorta di equivalente del Re Stregone di Angmar. Perché se il Nazgûl capo, il generale degli eserciti di Sauron, è lo sgherro numero uno, il generale appunto, Bellatrix potrebbe essere considerata come una o la strega che incute più terrore negli altri, la più spietata, l'assassina senza scrupoli per il suo signore oscuro. E quindi anche quello è un paragone che si potrebbe andare a fare, ma per quello che rappresentano all'interno delle vicissitudini dei due personaggi che abbiamo in analisi. Abbiamo detto quindi, Eowyn affronta il Re Stregone di Angmar, il Nazgûl nei campi del Pelennor, Molly Weasley affronta Bellatrix Lestrange e addirittura la sconfigge, così come Eowyn ha sconfitto il Re Stregone di Angmar. Poi lasciate stare il come. Questi sono paragoni naturalmente un po' azzardati, un po' così, ma giusto per fare due riflessioni. Quindi mi raccomando, nei commenti fatemi sapere la vostra. Trovo questo tipo di paragoni abbastanza stimolanti, ne ho ancora tantissimi in lista, questo è soltanto il secondo. Ce ne saranno di paragoni veramente veramente incredibili, assurdi, però mi piaceva comunque l'idea di paragonare queste due figure femminili all'interno delle loro lore letterarie, perché poi di quello si tratta. Quindi abbiamo detto, Eowyn affronta il Re Stregone di Angmar, lo sgherro capo del Signore Oscuro, Molly Weasley affronta Bellatrix Lestrange, una sgherro o sgherra capo del Signore Oscuro di Voldemort. E quindi, ecco, secondo me è un paragone un po' azzeccato, un pochino, perché mette a confronto due figure veramente molto molto belle, molto importanti. A me piacciono entrambi, a me Molly Weasley è sempre piaciuta tantissimo. Entrambe poi, se ci pensate, hanno un momento importante, la punchline. Se sui campi del Pelennor il Re Stregone di Angmar dice ad Eowyn: nessun uomo può uccidermi, lei si toglie l'elmo, io non sono un uomo, e gli ficca la spada in pieno volto. Questa è la punchline di Eowyn. Dall'altra parte invece abbiamo un'altra punchline, se così possiamo dire. Beh sì, si può assolutamente considerare di Molly Weasley, nel momento in cui Bellatrix Lestrange sta affrontando Ginny Weasley. Parentesi, ho letto i libri di Harry Potter una volta molto tempo fa, ricordo poco, non so se effettivamente questo corrisponde uno a uno rispetto ai libri e film, però comunque riguardando i film, la punchline di Molly Weasley è... dopo che Bellatrix, quindi stavo dicendo, stava affrontando Ginny Weasley, lei interviene: no, mia figlia la lasci stare, bastarda! Pam, pam, pam! una lotta quasi di spade, un fioretto, non so come descriverlo, comunque uno scontro magico, e Molly Weasley sconfigge Bellatrix Lestrange, e l'effetto, anche se diverso, è esattamente lo stesso. A me entusiasma tantissimo questo tipo di paragone. Quindi, di nuovo, nei commenti ditemi che cosa ne pensate. Se siete arrivati fino a qui, vi invito a restare sul canale e andare a guardare i contenuti che ho realizzato in passato riguardo Tolkien, le live con tantissimi ospiti di tutti i tipi, e anche i video backstage del film che sto realizzando, perché sapete che sto realizzando un film, ecco, siamo in piena fase di produzione, di riprese, e ci sono due production Diaries che sono dei veri e propri backstage in un certo senso, dei vlog, ok? Dei vlog di produzione, come ha fatto Peter Jackson durante la realizzazione della trilogia dell'Hobbit. Mi ha ispirato questa cosa, quindi faccio questi tipi di vlog. Mi raccomando, andatele a recuperare. Grazie di essere stati in mia compagnia. Che dirvi? Abbonatevi al canale se vi va di sostenere la mia attività con un piccolo contributo. Se no, iscrivetevi, o se no, mettete like, o se no, fate un po' come cazzo volete. Dai, ciao, alla prossima.